Quando il benessere della pelle passa per l'intestino. Bene, in questa puntata di In Salute oggi parleremo proprio dell'alimentazione legata alle patologie e agli inestetismi della pelle. Quindi capiremo come curarla mangiando e lo faremo con la dottoressa Francesca Finelli, biologa nutrizionista. Ben ritrovata, dottoressa. Grazie, e quindi con la dottoressa Finelli che ci spiegherà appunto la relazione che c'è tra cibo, microbiota intestinale e cute sana, quindi andremo a vedere quali cibi fanno bene alla pelle, quanto l'alimentazione incide sulla nostra cute, quali sono le patologie derivanti dalla cattiva alimentazione, poi la dieta giusta e parleremo del microbiota intestinale, dei batteri buoni e di quelli cattivi. Allora, dottoressa, noi guardiamo già insomma all'estate, a bel tempo, dove poi ci esponiamo ai raggi solari e sappiamo bene, giusto, che la regola principale per proteggere la nostra pelle passa proprio dalla tavola. Quindi diciamo subito perché è importante l'alimentazione per proteggere la pelle, quindi per evitare insomma infiammazione e tanti tipi di patologie che andiamo a vedere nel corso della puntata. Allora, innanzitutto c'è da dire che il benessere della pelle parte in modo assoluto proprio dal rispetto di determinate regole che noi dobbiamo inserire nella nostra alimentazione. Gli ingredienti della salute che noi dobbiamo necessariamente inserire per avere una pelle anche sana, vigorosa, ed è ovviamente legata anche ad un discorso di esposizione solare, quindi della qualità dell'esposizione solare, ci permette oggi di inserire sulla nostra tavola del benessere degli ingredienti specifici. Innanzitutto ricordo che per avere una pelle sana e ovviamente abbiamo parlato anche di inestetismi della pelle, bisogna necessariamente curare la nostra pelle attraverso la straordinaria integrazione della vitamina C che noi recuperiamo e ritroviamo nei nostri alimenti del colore arancione, quindi dagli agrumi nello specifico, ma non solo, tutto quello che è legato alla vitamina A che noi ritroviamo nelle componenti che sono le carote, quindi beta carotene necessario per bilanciare la qualità anche della pelle. Abbiamo citato la vitamina C nello specifico perché è correlata al metabolismo del collagene, questo necessario per rendere la nostra pelle elastica, per dare vigore appunto alla pelle, quindi necessario integrarlo per l'estate anche sotto forma di centrifugati, lavorare ecco con formulazioni anche più gustose da portare sulla nostra tavola per recuperare quell'estratto importante che appunto che è la vitamina C. Con tutto poi quello che è il mondo della vitamina E, quindi legato agli oli, quindi in modo particolare l'olio di oliva, extravergine di oliva, che è la nostra dieta Esatto, un mediterranea, elemento essenziale, vero, della nostra esattamente, dieta. ne fa un elemento fondamentale. Dottoressa, perché alcuni cibi sono più indicati in alcune stagioni come l'estate, piuttosto che in inverno? Beh, perché determinati cibi sono legati al discorso dell'idratazione. In estate è fondamentale, anche per avere una pelle che si mantiene ben idratata, è fondamentale nutrire la pelle anche appunto in modo particolare con l'acqua, la corretta idratazione. Ma ci sono alimenti come la frutta, determinati ortaggi e vegetali che contengono quantità di acqua importante per garantire lo stato di idratazione giornaliero. Anche se, dottoressa Finelli, non solo bere tanto, giusto per curare la pelle, stare bene con se stessi, anche l'alimentazione, insomma, alcuni alimenti e cibi abbiamo detto che favoriscono, insomma, il benessere della nostra epidermide, giusto? Certo, Perché assolutamente. diciamo, basta bere tanto, insomma, che idrati, però non è No, soltanto. non è detto. Noi prima già abbiamo lanciato dei piccoli focus legati al benessere della pelle. Nello specifico, sicuramente partire
partire da un piano alimentare sano, quindi corretto, bilanciato, che risponda in modo particolare al fabbisogno di vitamine e sali minerali necessarie per garantire ovviamente una pelle idratata, ma anche per parlare di anti-aging, oggi un tema fondamentale, quello di conservare la nostra pelle appunto sana, ma anche appunto la qualità della pelle è fondamentale. È vero. Dottoressa, in apertura abbiamo parlato spesso di patologie, no? Che dipendono da ciò che mangiamo, ma noi come facciamo a capire quello che ci fa bene o quello, il cibo, l'alimento che ci fa male, che non ci fa insomma stare bene, anche attraverso la pelle, no? Che esponiamo? Certo, assolutamente. La pelle può manifestare anche determinate patologie nel campo dermatologico, senza cadere nello specifico e nel ramo più specialistico, però c'è da dire che determinate anche patologie dermatologiche possono essere correlate anche ad un alterato ecosistema intestinale che noi oggi chiamiamo microbiota intestinale. Oggi parlare di cibo dannoso sicuramente ci riconduce alla riduzione degli zuccheri alimentari, sia delle componenti di zuccheri semplici, i classici zuccheri, zucchero da cucina, sia delle componenti di zuccheri complessi, quindi dal carboidrato, quindi pasta, pane, riso, garantire una riduzione, perché sappiamo che questi zuccheri sono l'alimento che i nostri batteri intestinali prediligono, quindi questo ci porta a parlare poi di disbiosi invece che di eubiosi, che sarebbe il nostro equilibrio intestinale. Quindi garantire una riduzione degli zuccheri alimentari sicuramente va a nutrire in modo benefico quello che è la microflora intestinale. Arricchire le nostre scelte alimentari di straordinari elementi che sono poi quelli caratteristici della frutta secca, quindi le componenti anche della quercetina, che è straordinaria anche come antiossidante, i polifenoli che noi ritroviamo in determinati estratti vegetali. Dottoressa, lei ha detto ridurre alcuni elementi, giusto? Quindi non eliminarli del tutto, anche gli zuccheri fanno bene insomma al nostro corpo, così come alcuni grassi. Sì, certo, assolutamente. Determinati grassi che devono essere inseriti nella nostra alimentazione, mi riferisco in modo particolare agli omega 3, che sono questi grassi poliinsaturi che sono necessari anche appunto per nutrire il nostro microbiota. Tra gli omega 3 ricordiamo le fonti alimentari dei grassi, appunto nello specifico poliinsaturi, sono appunto il pesce, quindi tutto ciò che è di origine della categoria del pesce azzurro, quindi dalle alici, dallo sgombro, che aiutano a mantenere una quantità di fabbisogno legato agli omega 3 in maniera proporzionata. Per poi passare a quelli che sono determinati grassi alimentari che rientrano tra i frutti oleosi, quindi abbiamo citato prima la frutta secca, tra cui mandorle, noci, quindi contengono tutto quello grassi, no? Cioè che contengono esatto, sì, però contengono dei grassi buoni. I nostri omega 6 sono fondamentali appunto perché nell'equilibrio che noi dobbiamo rispettare nel fabbisogno giornaliero abbiamo bisogno di una quota di omega 3 e di omega 6 fondamentale, ma nello specifico si è visto che grassi alimentari, queste categorie che ho citato, ovviamente prima ho dato già un'anticipazione in merito all'olio di oliva, no? Che rientra tra i nostri grassi alimentari, che deve far parte della nostra dieta e del nostro bilanciamento sulle nostre scelte alimentari, è fondamentale per abbassare quel grado di infiammazione che noi purtroppo ritroviamo legato allo stress che viviamo. Sempre nelle giuste dosi, ovviamente. Cioè, sempre, assolutamente, tutto in un equilibrio che noi oggi chiamiamo stile di vita, quindi dieta. Dottoressa, adesso parliamo del nostro intestino, si dice che è il secondo nostro cervello, no? All'interno ci sono dei ceppi batterici del microbiota, qual è la loro funzione?
Allora, innanzitutto c'è da dire che il microbiota intestinale è uno straordinario ecosistema che è costituito da, come abbiamo detto, microrganismi che si trovano in simbiosi tra di loro, quindi vivono per nutrire la nostra microflora intestinale, ma non solo, ci aiutano a gestire quello che è il sistema immunitario, quindi la risposta immunologica, per dare ovviamente maggiore metabolismo a tutti i nostri alimenti che noi ovviamente digeriamo, quindi ci aiutano nella fase del catabolismo, nell'anabolismo ovviamente degli alimenti. Quindi il microbiota intestinale assolve ad un ruolo fondamentale. E c'è da dire che è una grandissima, ha una quantità ovviamente di microrganismi di grandissimo numero che ovviamente devono rimanere in uno stato di eubiosi, esattamente come ho detto prima, perché questi vivono in simbiosi tra di loro. Nel momento in cui questo stato di equilibrio viene alterato da varie componenti, abbiamo citato prima lo stress, quindi fattori ambientali, determinati cibi che vanno a scompensare la microflora intestinale, terapie farmacologiche, quindi componenti importanti che possono alterare quello che è lo stato di eubiosi, e quindi parliamo del problema della disbiosi intestinale. Può essere, come ha detto lei, anche un cambiamento ambientale, spostarsi da un luogo all'altro, insomma. Certo, assolutamente, spesso è legata proprio al cambio, al cambiamento anche di abitudini alimentari, no? Che sposta ovviamente l'attenzione verso cibi che hanno dei condimenti particolari, oppure degli alimenti che il nostro intestino non riesce a metabolizzare in maniera sufficiente per trarne poi quel substrato di linfa che ci dà poi il nutrimento. Dottoressa, inoltre il microbiota mantiene anche in allenamento il nostro sistema immunitario, è giusto? Sì, esattamente, l'abbiamo citato prima, è importantissimo per rispondere in maniera importante a quello che è il gioco immunologico che anche il nostro intestino fa tramite questa componente importantissima che è il GALT, che si trova a livello della mucosa intestinale, che assolve a reagire a quello che è la realtà, ecco, di patogeni che possono intaccare il nostro sistema di eubiosi. Allora, dottoressa, abbiamo una nota vocale per lei, ascoltiamola. Dottoressa, buonasera, vorrei porle una domanda. C'è correlazione tra alimentazione e acne? E se sì, quali sono i cibi da evitare? Grazie. Bene. Sì, bene, questa è una domanda interessantissima. Innanzitutto abbiamo, magari ecco, mi ricollego ad un argomento importantissimo che è quella della dermobiotica, no? Importantissimo. Sicuramente la risposta è sì, c'è correlazione tra il problema dell'acne e determinati alimenti che vanno indubbiamente ad intensificare quel discorso di infiammazione che non avviene soltanto a livello intestinale, ma poiché anche infiammazione a livello appunto del nostro derma. Quindi prendersi cura dell'intestino significa prendersi cura anche della nostra pelle, ed è questo, è una simbiosi importantissima, quindi è un legame fondamentale che è necessario mantenere in uno stato di omeostasi regolare. Ci sono alimenti che possono andare ad abbassare il grado di infiammazione, abbiamo citato prima i nostri omega 3, gli omega 6, quindi dagli acidi grassi che hanno delle componenti importantissime, oltre correlare quello che è la riduzione di zuccheri alimentari di cui abbiamo citato prima, sì. Nonché poi integrare quelle che sono le fibre alimentari che noi ritroviamo non soltanto da componenti come i nostri legumi, quindi anche carichi di componenti di cellulosa che il nostro
corpo, il nostro intestino produce già normalmente, ma che vanno a nutrire anche la componente intestinale. Quindi portare a tavola tutti gli ingredienti della salute, variare le nostre scelte, ci permette sicuramente di interagire anche sul problema, ecco, su un problema dermatologico che può partire anche da una componente intestinale. Come quella dell'acne, poi. Sì. Dottoressa, invece lei è d'accordo con gli integratori? Allora, l'argomento degli integratori è sempre molto, bisogna sempre andarci cauti, perché ovviamente qualsiasi tipologia di integrazione deve essere fatta nel momento in cui le nostre scelte alimentari non compensano quella che è la giusta integrazione del fabbisogno giornaliero. Poi dipende, oggi in commercio ci sono tante categorie di integratori alimentari che vanno a rispondere a determinate problematiche, e uno le assume in base a specifiche richieste e indicazioni specialistiche, assolutamente. Dottoressa, invece bere tanta acqua aiuta l'intestino, no, a tenersi in salute, a mantenerlo in salute? Sì, sì, necessario. Ma c'è un'indicazione di quanta acqua? Allora, oppure liquidi, non solo acqua, immagino, no? Certo, succhi di tutta frutta, la componente dei liquidi va a garantire anche quell'azione di wash up, cioè di pulizia intestinale che noi in maniera anche giornaliera dovremmo rispettare, ragion per cui le linee guida ci indicano di bere 1,5 litri, 2 litri d'acqua con una certa regolarità per andare a nutrire anche il nostro microbiota intestinale. Sicuramente non dobbiamo dimenticare che nella corretta idratazione rientrano quelle che sono le componenti degli ortaggi, dei vegetali, specialmente le verdure a foglia verde che sono cariche di acqua che vanno appunto a nutrire quella che è l'idratazione anche intestinale. Dottoressa, invece una curiosità, il digiuno aiuta a mantenere, a pulire, diciamo, lei ha parlato di wash up, ingerendo soltanto liquidi, aiuta a pulire l'intestino? Sì, sicuramente il digiuno, oggi esistono particolari protocolli anche dietoterapici come il digiuno intermittente, può aiutare ovviamente sia una perdita di peso ma anche ad abbassare un grado di infiammazione. Tutto sempre ovviamente bilanciato da un protocollo dettagliato che va personalizzato in base alla specifica di ogni persona. Lo diciamo sempre, lo sottolineiamo sotto indicazione dei professionisti ovviamente, perché non ci dobbiamo immaginare di poter fare da solo un digiuno intermittente, perché incorriamo ovviamente in altre problematiche, se non in patologia addirittura. Sì. Prima accennato alla dermobiotica, vogliamo spiegare, dottoressa, di che cosa si tratta? Sì, la dermobiotica è un nuovo profilo specialistico che studia in modo particolare quello che è l'azione del microbiota intestinale legato alla dermatologia. Recenti studi, la letteratura scientifica ne è ormai piena e sono stati pubblicati circa più di 300 studi che riguardano la correlazione del microbiota intestinale con la salute della pelle. In modo particolare posso riportarvi quello che è lo studio dell'Università del Politecnico di Modena, in cui c'è un ambulatorio proprio specifico che si occupa di dermobiotica, quindi che studia la speciale correlazione del microbiota intestinale con determinate patologie dermatologiche. Quindi oggi la ricerca ha fatto dei passi avanti in maniera straordinaria. Si parla tanto del concetto anche di dermatonutrigenomica, questa straordinaria correlazione di componenti alimentari in relazione a geni. Quindi realmente la ricerca scientifica fortunatamente inizia a dare delle risposte concrete anche alla problematica dermatologica che nel paziente, ecco, può influire in maniera importante anche sulla qualità della vita.
Quindi è importante trovare anche altre strategie, oltre ovviamente l'integrazione farmacologica, per poter aiutare il paziente che ha problematiche dermatologiche importanti, immagino, tipo la psoriasi. E infatti, pensavo proprio a quello. Esatto, sì. La psoriasi oggi purtroppo una casistica in grandissimo aumento. Quindi partire anche da una buona valutazione del microbiota intestinale con le componenti alimentari può ovviamente assolvere a quella specifica patologia. Ovviamente. Invece perché l'ecosistema intestinale oggi sta assumendo proprio una valenza così scientifica? Appunto, una valenza scientifica perché la letteratura scientifica dà ovviamente adesso un maggiore spessore a quello che è il tema del microbiota intestinale. Si è visto che non è più un organo silente, ma è un organo che ha un'attività importantissima, stiamo parlando quindi dell'intestino, quindi che assolve una azione fondamentale anche con appunto l'integrazione del concetto di dermobiota. Quindi di conseguenza c'è una correlazione tra il microbiota intestinale e il microbiota cutaneo. Dottoressa, abbiamo detto prima in apertura dei batteri buoni e quelli cattivi, vogliamo fare una distinzione di quali sono quelli buoni e quelli cattivi? Allora, abbiamo accennato che a livello intestinale noi viviamo in simbiosi con tante categorie di batteri che nutrono il nostro intestino. Indubbiamente abbiamo delle componenti specifiche, cito in questo caso i Firmicutes e Bacteroides, che sono delle componenti che si trovano in eubiosi con altri batteri intestinali, ragion per cui determinate componenti quando si trovano in maniera ovviamente più numerosa rispetto ad altri componenti possono portare quello che è il discorso di cui abbiamo parlato prima, un'alterazione della normale microflora intestinale. Bene, dottoressa, noi siamo arrivati a termine di questa puntata. Io la ringrazio per i suoi preziosi consigli e informazioni proprio per tenere in salute non solo il nostro intestino ma anche la nostra pelle. Abbiamo visto che c'è correlazione e che è importante la correlazione tra pelle, appunto derma e l'alimentazione. Grazie ancora di essere stata con noi. Io ringrazio voi di averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana.